Ben trovati a tutti voi cari telespettatori per un nuovo appuntamento con Linea Diretta, le migliori risposte alle tue domande. Oggi parliamo di carrozzieri, lo facciamo intanto nella prima parte con Ivo Bobini, che salutiamo, è presidente regionale CNA Carrozzieri, un problema quello delle macchine che riguarda tutti, vero Bobini? E intanto ci puoi inquadrare il mestiere di carrozziere rispetto a quello del meccanico tradizionale, tanto perché i nostri telespettatori si facciano un'idea, perché spesso si confondono a volte. Intanto buongiorno. Salve. Sì, appunto, la differenza diciamo è piuttosto evidente. La parte carrozzeria fa capo a tutte quelle che sono le parti esterne, i lamerati, eccetera, mentre la parte meccanica fa parte di tutto quello che sono i movimenti meccanici, motore, cambio, freni, eccetera. Apparentemente sembrano due mestieri molto simili e così sono. In realtà c'è una notevole differenza dal punto di vista delle riparazioni, perché mentre normalmente la parte che è riferita alla meccanica è il proprietario che ha il rapporto diretto con l'officina, sulle carrozzerie è un po', diciamo, diverso questo tipo di approccio, perché la situazione di crisi che si è presentata fa sì che non ci sono risorse economiche per gli utenti che danneggiano da soli il veicolo e finché girano le ruote tendono a mantenerlo nelle condizioni senza riparare. Nell'altro caso invece c'è un rapporto fra l'utente intestatario, il carrozziere che in qualche modo è indirettamente riparatore dell'intestatario, del proprietario della vettura, e c'è l'assicurazione che provvede, avendo assicurato il veicolo tramite il contratto assicurativo, il premio assicurativo, deve rimborsare diciamo con un equo risarcimento il danno causato da chi effettua un sinistro. Ecco, la sostanziale differenza è che il meccanico ha un rapporto diretto, quasi diretto con l'utente, invece il carrozziere più ovviamente ha il terzo soggetto che interviene e deve gestire insieme al carrozziere, insieme all'utente, insieme anche ad altri, che è il perito, certo, il medico e quant'altro. Che tipo di rapporto avete con le assicurazioni? Ma il tipo di rapporto con le assicurazioni è direi ottimo, perché noi consideriamo l'assicurazione un ente che sa fare bene il suo lavoro, che rimborsa il danneggiato per quello che in qualche modo viene valutato, stimato il danno, eccetera. Quello che noi riteniamo doveroso sottolineare sotto molti aspetti è il fatto che in qualche modo le norme tendono ad agevolare i poteri forti e danno un incarico troppo marcato su tutta una serie di operazioni che l'assicurazione può oggi fare, e noi riteniamo di sottolineare alla pubblica opinione il fatto che le norme non devono entrare su diciamo questioni di parte e quindi lasciare libero il mercato e non affidare il mercato a un solo ente che assicura, che valuta, che rimborsa e che vuole anche riparare, perché poi vedremo più avanti che la riparazione in forma specifica che l'assicurazione normalmente mette nei contratti assicurativi, in sostanza dice questo: io prendo il cliente, lo curo dall'assicurazione, dal contratto di copertura fino alla riconsegna della macchina riparata. Noi vediamo che su questo ci sia in qualche modo una lesione di libero mercato e di libera concorrenza che insomma in tutte le nazioni esiste, un po' meno in Italia. Un po' meno in Italia. Allora, quante sono le imprese di carrozzeria in Toscana? Visto che lei è anche presidente regionale, un'idea, le imprese di carrozzieri a livello regionale ad Arezzo e che tipo di impatto economico hanno? Ma l'impatto economico è molto grande, perché ad Arezzo siamo circa 230 imprese di carrozzeria,
a livello regionale sono circa 2000 e qualcosa carrozzerie. Abbiamo, oltre ovviamente i titolari e i collaboratori familiari, abbiamo un indotto che si presume raggiri intorno ai 6-7 mila addetti che insomma, vivono e mandano avanti le proprie famiglie con il nostro stipendio, i nostri compensi, eccetera. Quindi un buon indotto insomma, importante, e quindi noi cerchiamo di sollevare eventuali difficoltà e le mettiamo a conoscenza dell'opinione pubblica, perché noi subiamo indirettamente un po' quello che l'automobilista deve stare attento quando va a firmare il contratto assicurativo. Certo, fra l'altro gli automobilisti hanno un buon rapporto solitamente con i carrozzieri e lo hanno meno con le assicurazioni. Sì, meno con le assicurazioni, perché le assicurazioni normalmente ogni volta che si va a rinnovare il contratto ti dicono che o poco o parecchio c'è sempre un aumento. Quindi in tutti i giornali si legge che l'assicurazione dovrebbe diminuire, è la più alta d'Europa, quindi è ovvio che quando a un utente gli si chiede l'aumento sicuramente non ha un buon rapporto, però in realtà c'è sempre un rapporto di fiducia fra assicurato e assicuratore, e questo noi, per carità, se dovessimo andarla a mettere in discussione, noi diciamo un'altra cosa, noi diciamo all'assicuratore fai attenzione, che nel momento in cui assicuri nessun problema, nel momento in cui devi risarcire tu non puoi entrare nel merito dell'operatività di una categoria di carrozzieri che riteniamo che sia come dire, perfettamente preparata, che deve fare i lavori come si deve, e quindi avendo dipendenti, avendo si deve fare anche rimborsare e con un equo risarcimento affinché la ditta possa proseguire e non abbia, come dire, il problema che prima o poi togliendo il lavoro e canalizzando il lavoro potrebbe anche chiudere. Quindi noi siamo molto di fatto siamo in qualche modo un po' come l'automobilista, noi siamo l'indotto dell'automobilista, quindi noi sosteniamo il fatto che l'utente possa scegliere come, dove e quando riparare il veicolo. Senta, nell'immaginario collettivo, pensando alla filiera dei costi sugli incidenti stradali, c'è un po' quest'idea che le spese per la carrozzeria siano quelle maggiori, è davvero così? Non è così, devo dire che non è così, perché abbiamo fatto degli attenti studi, e non fatti da noi ma commissionati a enti preposti, e in ogni studio emerge che il costo di un sinistro, fatto 100 il costo di un sinistro, il nostro costo incide, non supera mai il 15-20%, l'80% sono altri costi, che sono gestione delle compagnie assicurative, centri liquidazioni, periti, danni fisici e quant'altro. Quindi noi questo lo possiamo dimostrare in qualsiasi momento, lo sottoponiamo a tutti i livelli, istituzioni, certo, enti, assicurazioni, eccetera, però insomma l'assicurazione dice io voglio far risparmiare l'utente, è chiaro che è un buon cavallo di battaglia, l'utente ci crede spesso, ma in realtà se vuol far risparmiare l'utente deve andare a ricercare ipotetici risparmi altrove, perché i carrozzieri ormai sono diciamo in una condizione che applicano le tariffe minime, che non aumentano nemmeno l'indice Istat, eccetera, quindi più di così non si può fare. Senta, Bovini, c'è un disegno di legge alla Camera dei Deputati presentato da CNA Confartigianato, ci vuole spiegare un po' di cosa si tratta? Questo disegno di legge è stato presentato recentemente, esattamente il 1° di ottobre 2014, dove noi naturalmente abbiamo indicato alcune priorità che di fatto sono priorità inconfutabili. Faccio un esempio,
su questo disegno di legge abbiamo messo l'obbligo della fattura. Cioè, l'obbligo della fattura non credo che interessa solo ai carrozzieri, interessa anche alle norme, alle leggi. Cioè, si parla di evasione. Noi chiediamo l'obbligo della fattura e l'obbligo della fattura non la mettono. Ci domandiamo il perché, sollecitiamo il perché. Quindi altre cose come la cessione del credito che è nel codice civile, le compagnie tendono a mettere nei contratti, facendole passare come un accordo bilaterale fra le parti, che c'è il divieto della cessione. Insomma, queste sono tutte queste questioni che le assicurazioni come ente privato credo che possono anche farlo, ma che insomma, il legislatore approvi e passi queste sui decreti, prima era Salva Italia, poi era, ora è concorrenza, cioè, sono tutt'altro che la libera concorrenza e il libero mercato. Quindi insomma, questo è un elemento che noi combatteremo fino in fondo, per noi che poi sono i concessionari indirettamente, ma anche per gli utenti, perché noi indirettamente siamo utenti, le nostre famiglie sono utenti. Quello sicuramente. Quindi bisogna conoscere bene quello che insomma, in fondo noi andiamo a firmare quando si va a stipulare un contratto di assicurazione e paghiamo il premio, perché poi lì si paga il premio, quindi non è un costo il premio, quindi questo premio deve e dovrebbe funzionare bene. Senta Bovini, prima di salutarci abbiamo pochi secondi, che cosa vorrebbe dire agli automobilisti che ci stanno ascoltando in questo momento? Si devono fidare del carrozziere di fiducia? Gli automobilisti io direi che non si devono fidare, si devono fidare al 100% perché il carrozziere di fiducia, ma non hanno bisogno di dirgli che si devono fidare, loro sanno di potersi fidare, spesso accade invece che si trovano queste clausole a sua insaputa e naturalmente devono combattere per arrivare e andare dal suo carrozziere di fiducia. Quindi io dico agli automobilisti, a tutti, dico attenzione, quando firmate i contratti andate o domandate espressamente le clausole nei dettagli, perché queste clausole potrebbero in qualche modo, a parte vietarvi di andare alle carrozzerie di vostra fiducia, ma anche diciamo ledere i vostri diritti nel momento in cui viene deve essere rimborsato equamente un sinistro. Perfetto, ringraziamo Ivo Bovini, presidente regionale dei carrozzieri di CNA. Ci fermiamo adesso per qualche istante per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco, parleremo con Roberto Caria, presidente regionale invece di Confartigianato Carrozzieri. Grazie Bovini per essere stato con noi. Grazie a voi e a tutti i telespettatori.